Il faccia a faccia Giuseppe Conte e Matteo Salvini ha chiuso l'esperienza di governo Movimento 5 Stelle Lega. Un confronto in Parlamento portato avanti con toni accesi e stili diametralmente opposti che ha aperto scenari fino a poche settimane fa difficili da immaginare. Lo scontro è e continua ad essere al centro dell'analisi di tutti. Ma cosa ne pensano gli esponenti locali di quelle che fino all'altro giorno erano le compagini di governo? Questo faccia a faccia finalmente ha chiarito una posizione che per tanti punti di vista era ultimamente insopportabile e non condivisibile, almeno da parte nostra, sul fatto che non era una questione di lavorare per i cittadini, ma era solo una questione di convenienza elettorale del proprio gruppo politico, e quindi tutto si faceva con quella rilevanza, almeno dalla loro parte politica. Penso che sia stato evidente la differenza di caratura umana, politica, personale, di espressione, quella della differenza che c'è fra il Presidente Conte e l'ex Ministro Salvini, e da parte nostra penso che, come anche con la Lega Fiorentina, da tempo si sono interrotti rapporti, perché li riteniamo non affidabili per un percorso di condivisione di temi in politica, siamo arrivati a questo punto anche a livello nazionale. Questa possibile alleanza con il Partito Democratico per un nuovo governo, per portare avanti il governo, adesso si vedrà con quale formula, come la vedi? Innanzitutto ribadisco che qualunque cosa uscirà dalla discussione fra Mattarella e i vari presidenti non sarà un'alleanza col Partito Democratico, come non lo era con la Lega. Quindi a questo punto mi sembra chiaro che, in ogni modo, per quanto ci possano essere vedute e posizioni diverse avvenute nei tempi, sia chiaro il messaggio che almeno bisogna creare una maggioranza che arrivi alla prossima primavera, almeno. Poi, se ci sarà un percorso più duraturo, ben venga, e assolutamente sarà percorribile, ma al momento, almeno da parte nostra, l'obiettivo sarà quello di porre di dare conseguenza ai lavori fatti fino ad ora da parte del Movimento, cercare di portarli avanti, e a primavera, se proprio non c'è condivisione di temi, fatto quello che mi auguro si metterà su nero su bianco prima di fare qualsiasi tipo di nuovo contratto, si tornerà al voto. Ecco. Detto che a Faenza, Partito Democratico, siamo più o meno tutti in attesa di capire con quale faccia, con quale volto si preparerà le elezioni. Un dialogo Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, comunque sinistra, articolo 1, ex Leu, pensi che sia possibile a Faenza? Al momento, ad oggi, penso che non ci sia nessuna possibilità di almeno una presentazione di, diciamo, lista unica. Poi il Movimento sta approvando il cambio dello statuto e una riorganizzazione interna in cui proverà in alcune zone l'aggregamento con le vere liste civiche. Con gruppi politici non c'è nessuna intenzione di andare in questa direzione, e noi di Faenza rimaniamo nell'idea che di rimanere come Movimento 5 Stelle. Se avremo i numeri ci presenteremo, altrimenti penso che ad apparentamenti, soprattutto anche con questo centro-sinistra, con questo PD di Faenza che è assolutamente renziano, quindi ad oggi non vediamo possibilità diciamo, di fare, parlando di alleanze. Poi se si parlerà di temi, ma penso che a livello locale il metodo elettorale è totalmente diverso, quindi non vedo ad oggi questa possibilità. Conte alla guida del Movimento 5 Stelle come figura politica, sì o no? Candidati per la guida del Movimento, io lo ritengo una persona totalmente affidabile, però chiariamo bene che Conte era nella lista dei ministri del governo del Movimento, ma non era un esponente del Movimento, non era un iscritto al Movimento, quindi Conte rimane sempre una persona terza.
sicuramente affidabile, ma se una